Ho una confessione da fare, non avevo mai visto la serie TV di Dexter. Ora, immagino che sia una serie piuttosto famosa e che tutti l'abbiano vista, a parte me, però io mi era stata consigliata davvero tantissime volte e non avevo mai avuto il tempo di vedermela. E ho iniziato questa settimana e mi si è aperto un mondo perché la storia è davvero interessante e fuori da ogni logica comune di narrazione. Quindi, mentre guardavo le puntate della serie, mi sono detta: ecco, allora adesso devo fare un video dove spiego alcuni dettagli, alcune caratteristiche che un eroe negativo deve avere per fare colpo su un ipotetico pubblico. Il primo punto di cui ti voglio parlare è la geniale caratterizzazione del protagonista della serie, che è Dexter. Che è un ragazzo interrotto in qualche modo. Noi lo vediamo, il presente narrativo della serie, lo vediamo, lo possiamo vedere adulto, quindi lui è un adulto che però è stato ed è ancora in qualche modo una persona interrotta, che ha questa grossa pulsione, è un serial killer, cioè lui uccide per il piacere di farlo. La domanda che ci si deve fare è: come innanzitutto dobbiamo dire che è geniale l'idea di creare una serie dove il protagonista è un serial killer, quindi un eroe negativo, e che in qualche modo dovrebbe scandalizzare un pubblico, ma non è così, e come mai? Perché arriva il secondo punto, che è un po' il segreto della storia, cioè il fatto che questa pulsione del protagonista sia stata incanalata in una direzione ben precisa. E da chi? Dal mentore. Chi è il mentore di Dexter? È il padre adottivo, un poliziotto, che lo educa. Ci sono delle scene in flashback che mostrano questi momenti e fa in modo che questa sua pulsione venga incanalata, diciamo, verso una direzione più accettabile dalla società e da chi poi si trova a guardare questa storia. E incanala questa sua pulsione nell'uccidere, sì, esseri umani, perché Dexter li uccide anche con estrema soddisfazione. Quindi chi uccide Dexter? Uccide persone che hanno commesso reati o che stanno continuando a commetterli senza essere in qualche modo stati scoperti dalla polizia e dalle forze dell'ordine. La terza cosa veramente bella, che è stata resa in un modo visivo molto accattivante, molto interessante, è quello che Michael Connelly ha definito il dettaglio significante, cioè c'è un dettaglio che collega tutta la storia e c'è in tutte le puntate e in tutte le serie, c'è la presenza del sangue. Il sangue è il legame che unisce tutto. Dexter è ovviamente un serial killer, quindi gli piace il sangue, prende in qualche modo del sangue come trofeo delle vittime che uccide, ed è una persona che lavora con il sangue perché è un tecnico di laboratorio e quindi di analisi ematiche. E in ogni caso il sangue riguarda tutta la serie, la sua presenza, la sua anche troppo presenza e la sua stessa assenza va a caratterizzare tutta la serie. Mentre continuo a godermi questa serie, mi trovo sempre a riflettere su questo dettaglio, che è: ma un eroe così complesso, così raffinato, un eroe negativo che riesce nonostante tutto, nonostante le cose negative che fa, cioè uccidere delle persone e che dovrebbe provocare ribrezzo in chi guarda e vede questa storia, com'è possibile che un eroe così sviluppi comunque un'empatia nello spettatore? O com'è possibile che, per esempio, un romanzo che parla di un serial killer ci riesca comunque simpatico? In che modo è possibile creare questa magia? E secondo me il segreto di base è proprio progettare in maniera accurata questo protagonista, cioè è un personaggio che fa l'intera storia di una serie TV, l'intera storia di un romanzo. Un protagonista del genere così complesso è necessario proprio progettarlo, pensarlo in ogni suo piccolo particolare, anche fisico. Dexter ha i capelli rossi, per esempio, perché non li ha neri? Perché ricorda comunque il dettaglio del sangue. Ci sono dei dettagli che servono proprio a farci ricordare subito chi è lui e cosa fa, anche dal suo stesso aspetto fisico. Quindi l'importanza di progettare, pensare ogni singola azione, ogni singolo mix di luce e ombra che anima il protagonista, per fare in modo di sviluppare empatia e far sentire lo spettatore o il lettore veramente nella scena mentre questa sta accadendo.